su un nuovo vlog che in realtà, diciamo, non si vede da un bel po', perché come potete sapere io faccio i vlog ogni volta che comunque devo parlare di qualcosa oppure so un'informazione che appunto vorrei dirvi. Allora, appunto, faccio questo vlog per dirvi moltissime cose che ho scoperto e che so. Allora, la prima cosa in realtà di cui vorrei parlarvi, anzi non di cui vorrei parlarvi, ma più che altro vorrei farvi vedere. Intanto vi faccio notare che ho cambiato di nuovo angolazione e mi sembra che questa sia veramente, veramente perfetta. Nel senso, cioè, sono illuminata, tutta la stanza dietro un po' di meno, ma comunque questa angolazione mi piace veramente tantissimo. Comunque, bando alle ciance, vi vorrei far vedere una cosa che qualcuno di veramente speciale mi ha fatto. Ora vanno di moda i fidget spinner, no? Hanno un sacco di moda e io non ne avevo uno. E allora papà ha pensato di farvene uno. Ecco qui, guardate, no, cioè, è fantastico. È fantastico, c'è da un bel po', però non ve l'ho fatto mai vedere. Allora, al video sembra che giri un po' lento, diciamo, ma in realtà gira molto veloce. Infatti, guarda che figata! Gira molto più veloce di quello che sembra nel video, ovviamente, però comunque è una figata pazzesca. Allora, potete vedere le sfere, che non sono, cioè sono proprio sfere queste, e cioè è tipo, come sa, credo, tutto in alluminio, fantastico. Cioè è pazzesco, ragazzi. È pazzesco, mi piace veramente tantissimo. E io non me l'aspettavo, sinceramente, perché mio padre non mi aveva detto assolutamente niente. Comunque è veramente fantastico. È da un bel po' che ce l'ho in realtà e che mio padre l'ha riportata a casa, però in realtà non, appunto, non ve l'ho fatto mai vedere perché volevo aspettare, appunto, che comunque volevo trovare altre informazioni da potervi dare. L'altra ovviamente informazione abbastanza importante è che, come potete sapere, magari molti di voi lo sanno, ma magari altri non lo sanno, noi ovviamente facciamo una bellissima serie, Life is Strange, e io in realtà da poco ho visto che uscirà in futuro Life is Strange 2, ragazzi. Cioè, what? Life is Strange 2! Non vedo l'ora di giocarlo, non so quando uscirà, comunque ho visto che non sarà parte del prossimo E3, quindi... niente, però comunque credo che se appunto in futuro uscirà, spero proprio di prenderlo immediatamente perché Life is Strange mi piace veramente tantissimo, quindi non vedo l'ora che esca. E in più ho anche, cioè dal trailer comunque che ho visto, diciamo, non capisco veramente, non capisco una cosa, non la capisco. Ossia, praticamente mi sembra che la protagonista, non so di preciso se sia Max o Chloe addirittura. Chloe, come potete sapere, ha quel tipo di taglio un po' strano, abbastanza corto, blu, con i capelli appunto blu. Ma in realtà la protagonista ha lo stesso taglio di capelli di Chloe, e però ha capelli marroni, leggermente più chiari di Max. Ok? Quindi non ne ho idea, non so se potrebbe essere appunto Max cambiata completamente come Chloe, oppure Chloe comunque, diciamo, diventerà normale, non lo so, qualcosa del genere. Comunque ho soltanto visto che in Life is Strange 2 ho visto tipo un pezzetto dove c'era appunto la protagonista che di preciso non so chi è, e ho visto che pronunciava Rachel, ho detto... cioè ha detto tipo Rachel, e praticamente c'è Rachel che si girava verso di lei. Allora, questa cosa ho detto, quindi, cioè, questo mi ha fatto capire tutto, perché comunque appunto Life is Strange ancora non l'abbiamo finito, quindi non sappiamo ancora un sacco di cose. Però praticamente ho scoperto che appunto, cioè abbiamo scoperto comunque che alla fine Rachel è viva. E questa, cioè, in pratica è... cioè, appena ho visto questa notizia, ho detto, ma questo è uno spoiler incredibile. Nel senso, io il gioco ancora non l'ho finito, ma praticamente so che...
So che comunque dall'espressione che ha fatto la protagonista, probabilmente in questo Life is Strange Rachel non lo troveremo, non la troveremo. Però comunque credo che in qualche modo si sistemerà comunque la storia, questo è poco ma sicuro. In più, sono andata poi a vedere comunque un sacco di notizie, perché volevo ovviamente informarmi su questo Life is Strange 2, e praticamente ho visto un video dove, diciamo, i produttori parlavano di Life is Strange 2, di tutte le cose di cui succedevano o comunque di cui poteva parlare, e praticamente ho visto, cioè, da quello che poi c'era scritto dopo questo video di cui parlavano questi tizi, c'era scritto c'è davvero bisogno di un di Life is Strange 2, o più precisamente, qui che prima sono andata appunto sul sito, che non ci capirete niente, comunque sono andata sul sito, c'era scritto appunto: in attesa di ulteriori aggiornamenti vi invitiamo a continuare a seguirci e a darci la vostra opinione, ovviamente. E poi dice: era questo l'annuncio che stavate aspettando, o in grassetto c'è scritto quest'altro, o forse non c'era bisogno di un nuovo Life is Strange? Quindi ovviamente noi sappiamo che comunque Life is Strange 2 lo stanno facendo, perché devono farlo, l'hanno iniziato, devono appunto finirlo. Ma comunque questa domanda mi fa sorgere un sacco di dubbi. Nel senso, perché questa domanda? Insomma, avete iniziato Life is Strange 2, comunque c'è il trailer, quindi l'avete iniziato assolutamente e per forza. Eppure c'è scritto, forse non c'era bisogno di un Life is Strange, di un altro Life is Strange, di un nuovo Life is Strange. Cioè, questa domanda mi fa sorgere veramente un sacco di dubbi. Dubbi veramente forti, che veramente non voglio neanche pensare alle conseguenze di questa domanda. Quindi, non so, comunque volevo parlarvi anche di un'altra cosa. Non voglio che il video del vlog duri a lungo, ma comunque spero di non annoiarvi, perché comunque ho un sacco di notizie da darvi. Un'altra notizia si tratta su The Sims 4, appunto, tratta di The Sims 4. Allora, The Sims 4, come sapete, non lo sto facendo da molto tempo. E in realtà c'è comunque una risposta molto valida. Perché non sto facendo più Life is Strange. Perché non sto più facendo The Sims 4? Allora, The Sims 4 l'ho smesso, diciamo, perché appunto comunque, come sapete, ci sono un sacco di espansioni. E come abbiamo visto insieme nello scorso vlog, appunto, abbiamo visto il nuovo Game Pack Vita da Genitori. Allora, io appunto volevo parlarvi di tutte queste espansioni che ci sono in The Sims 4. Devo smettere di Life is Strange, basta, dico sempre Life is Strange. Di The Sims 4 e appunto io ho un Game Pack e due Staff Pack. Ovviamente, come sapete, i due Staff Pack sono cucina perfetta, appunto, dove si possono fare i gelati, e l'altro Staff Pack è quello di Halloween, che ovviamente non è che possiamo vederlo perché siamo in estate, non in Halloween. Quando sarà il momento lo vedremo. E appunto il Game Pack invece è gita all'aria aperta, mi sembra, sì, gita all'aria aperta, dove appunto noi possiamo andare a fare una vacanza, e non preoccupatevi perché lo vedremo, cioè vedremo anche questo Game Pack, che in realtà ancora non abbiamo visto o visitato, diciamo. E poi, oltre di questo, volevo parlarvi del fatto che ci sono appunto altri Game Pack o comunque espansioni, proprio Expansion Pack. Allora, io un po' di tempo fa, diciamo, neanche un mese fa comunque, ho visto queste espansioni, queste expansion pack, che sarebbero quello, diciamo, dei club, quello di vita, quello del lavoro, dove appunto puoi guidare i tuoi sim al lavoro, e quello vita in città, che tutti questi tre in teoria appunto sono, insomma, includono molte più cose rispetto ai Game Pack o comunque gli Staff Pack. Perché? Perché gli Staff Pack appunto sono soltanto, includono, in teoria, perché è quello che so, soltanto oggetti o comunque abiti,
capelli, eccetera. Quindi gli safwak includono soltanto questo, a parte mi sembra il bowling, che appunto tu puoi comunque andare a giocare a bowling e quello è un altro punto. Comunque invece i game pack appunto potrebbero credo che potrebbero includere molte altre cose, perché comunque costano il doppio, e comunque lo so perché abbiamo appunto gita all'aria aperta dove possiamo fare un sacco di cose che appunto poi vedremo, perché io già lo so che cosa include perché ci ho giocato veramente tantissimo, però ci tengo anche a farvelo vedere a voi, e quindi magari nel prossimo episodio di The Sims oppure quando crescerà Nicola eccetera vedremo anche un sacco di cose. E visto che appunto queste expansion pack che includono appunto ad esempio quello del lavoro dove puoi seguire i tuoi sim al lavoro, in più includono anche delle città nuove, quindi ad esempio Winterburg oppure appunto la città di San Maishuno, e quindi appunto le espansioni, tre espansioni diverse, quindi tre città nuove e un sacco comunque di oggetti, di abiti, di capelli eccetera. Quindi, visto che comunque un po' di tempo fa, ora non so di preciso se appunto questa diciamo promozione o cose del genere è finita, perché queste espansioni che appunto costano 40 euro mi sembra, perché costano di più degli altri perché includono molte più cose rispetto agli altri, ai game pack e agli staff pack, appunto ci sono tutte queste cose e costano 40 euro per questo. Ora, un po' di tempo fa appunto, come vi stavo dicendo, c'era il 50% di sconto. Ora di preciso non so se c'è ancora adesso, comunque chi ha The Sims 4 e non ha queste expansion pack vi consiglio di andarle a prendere letteralmente, perché conviene tantissimo. E appunto io in realtà non volevo spoilerarvi niente, però mi piace comunque tenervi aggiornati e farvi sapere queste cose, che ho comprato l'espansione di Vita in Città e non vedo l'ora di provarla con voi, anzi non vedo l'ora di provarla con Nicola sinceramente, perché vorrei provarla con lui quando diventerà adolescente, visto che è ancora un bambino, ma ci manca poco, ecco perché sto aspettando di fare cose belle, in modo che lui quando diventi adolescente se ne può andare. Comunque appunto questa espansione io già ce l'ho, ma sto aspettando in modo che posso comprare appunto Vita da Genitori, che vi avevo detto che l'avrei comprato, e lo comprerò e lo proveremo comunque con il nuovo figlio che è nato a Clarissa e a Claudio, quindi lo vedremo. E in più in realtà quando Nicola diventerà adolescente, oltre a farlo trasferire da solo in un piccolo appartamento, perché non credo avrà tantissimi soldi comunque, a meno che non l'aiutino i genitori, quando diventerà adolescente appunto lui sarà indipendente, e che cosa vorrei fare? Vorrei comprare il game pack dei ristoranti, in modo che comunque avevo in mente che a Nicola volevo far riaprire un ristorante. Quindi che cosa succederà a Nicola? Quando diventerà adolescente vorrà diventare indipendente, perché come sapete lui è un bravo bambino, quindi vorrà diventare indipendente, andare a vivere da solo, e appunto lo faremo trasferire nella città di San Maishuno in un piccolo appartamento. Però durante questo ha bisogno appunto, comunque essendo adolescente ancora andrebbe a scuola, quindi ha bisogno comunque di guadagnare se vuole vivere da solo, o se no deve tornare dai genitori ovviamente, e in questo caso appunto voglio fargli aprire un ristorante, in modo che avendo questa cosa si... Lo faremo piccolino perché dovrà guadagnare un sacco prima di prendere un ristorante, o comunque un piccolissimo ristorante, ma piano piano, grazie comunque ai genitori, lo aiuterà, cioè sicuramente sarà aiutato prima di tutto.
Comunque, era questo che volevo dirle, volevo dirvi, spero che comunque con tutte queste notizie siate molto felici come me, perché sono molto felice che prima o poi comunque uscirà Life is Strange 2 e non vedo l'ora già di vederlo insieme a voi, ma purtroppo si deve aspettare. E spero che comunque siate felici dell'idea che vi ho detto su The Sims 4. Appunto, quindi quando comprerò vita da genitori e ristorante, poi vedremo tutte queste cose insieme a Nicola e non vedo l'ora anche in questo caso. Comunque però vi ho detto tutto. Quindi io direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!